Emanuela Ceccobelli della VDM Consulting, che tra l'altro indossa i Google Glass. Di questo parleremo, ma soprattutto prima vorrei introdurre una cosa: la differenza tra la realtà aumentata e la realtà sovrapposta dei Google Glass. Assolutamente, la realtà aumentata è quella a cui siamo un po' abituati quando abbiamo un'applicazione smartphone che è puntata su un museo o comunque su un'opera d'arte, su un elemento, fa emergere dei contenuti aggiuntivi che sono anche tipicamente in 3D e che sono contestualizzati su quell'oggetto. Il glass ha la caratteristica di avere una realtà affiancata o sovrapposta, cioè qual è il ragionamento su cui si basa? Lui vuole far sì che la persona che indossa i glass mantenga il suo interesse verso la realtà, quindi verso quello che sta vedendo, ma aggiungere in questo schermo flottante delle informazioni, che possono essere testo, possono essere video, possono essere delle immagini che coadiuvino la realtà arricchendola, ma senza distogliere, senza togliere nulla quella che è un'esperienza reale. Ecco, i Google Glass quindi sono collegati a un cervellone, cioè come arrivano le notizie rispetto a quello che uno sta vedendo, per esempio in quel momento? Diciamo che Google Glass ad oggi, al di là della prima fase di lancio in cui erano un pochino delle interfacce, se vogliamo, passive, perché ricevevano una serie di notifiche o di informazioni e le presentavano all'utente. Adesso con il rilascio di quello che noi sviluppatori chiamiamo il GDK, quindi Glass Development Kit, Google ha dato l'accesso pieno alle funzionalità di questo device, quindi noi possiamo sviluppare delle applicazioni che girano sui Glass e quindi possono utilizzare a pieno le potenzialità di questo strumento, che come abbiamo visto sono tantissime. Esiste, c'è una bussola, un giroscopio, un oscillometro, quindi riesce ad adeguarsi, a percepire il movimento della testa. Un'ultima cosa, i Google Glass hanno anche una funzione sociale, diciamo, di utilità sociale. Lo dimostra un progetto a cui la tua azienda sta portando avanti. Stiamo lavorando insieme a Rokivo, che è la nostra partner, che è una società americana che ci ha permesso anche di entrare nel Google Glass Explorer Program. Stiamo lavorando a questo progetto per permettere anche alle persone sorde che parlano la LIS, ossia la lingua dei segni, di fruire appieno dell'esperienza museale. Tenete presente che ad oggi molte persone sorde non utilizzano la lingua italiana, non riescono né a leggerla né a scriverla, proprio perché nascono sordi, ad esempio, e quindi parlano soltanto questa lingua dei segni. Il fatto di aggiungere valore con i glass permette alla persona sorda di vedere sul proprio schermo un avatar che istantaneamente traduce in LIS il contenuto di un'opera d'arte, quindi ne racconta la storia, ne racconta le vicissitudini, la formazione, eccetera, eccetera. Senti, e com'è trovarsi a questa iniziativa Welcome Cities? Qual è il valore per te, insomma, di avere portato qui oggi Google Glass? È molto bello perché è stata una mattinata intensa di lavori sulla realtà aumentata. Il Glass, abbiamo detto, ha una realtà di un altro tipo, ma parimenti riesce ad arricchire l'esperienza del visitatore, del disabile, dell'utente in generale. Quindi pensare a questa nostra applicazione, ma ripetuta sulla città, è un po' la naturale evoluzione, no? Perché così come io posso ricevere o cercare informazioni su un'opera d'arte, su una statua, la posso ricercare su un monumento. E quindi rendo le città più accoglienti, più a misura d'uomo.